Ragazzi, buongiorno. Innanzitutto benvenuti, grazie della vostra presenza, come sempre. Folta, numerosa, spero probante, per questa presentazione del nuovo staff tecnico dell'US Avellino. Dirò poche cose perché mediamente resterò qui a vostra disposizione per qualunque altro chiarimento, sia io che il direttore, ma credo che fondamentalmente abbiate voglia di sentire il nuovo allenatore e il suo staff, che credo che sia contento di essere venuto ad Avellino, così come noi siamo contenti che lui abbia accettato questa nostra proposta. Devo dire forse che è stato un fidanzamento immediato, che nonostante ho letto sui giornali che c'erano stati degli incontri o delle chiacchierate prima del tempo necessario, devo dire che questo non è vero. Io mi sono incontrato con il mister, con il direttore, credo venerdì o sabato, non mi ricordo bene di che giorno, ma comunque nei tempi prefissati, perché l'etica è fondamentale. Quindi avevamo ancora il giovedì di quella settimana, mister Foscarini mi aveva detto per telefono che forse aveva delle riserve nel continuare la nostra collaborazione, per cui ho ritenuto opportuno poi metterlo in evidenza il lunedì come d'accordo con lui, ed il sabato mi pare, o il venerdì o il sabato, ci siamo incontrati con il mister. È bastata una chiacchierata per poter raggiungere un accordo. Quindi spero che questo accordo sia proficuo per lui, per me, per tutti noi che vogliamo bene l'Avellino, e quindi credo che la mia chiacchierata iniziale si completa qui e vi presento il nuovo allenatore che tutti voi conoscete per il suo passato calcistico importante, per quello che ha fatto anche come allenatore, vi ricordo l'anno scorso, poi dopo lui se volete vi dirà qual è stata la sua carriera in prima persona, ha fatto molto bene, quindi era giusto che l'Alessandria non lo tenesse, che lo lasciasse libero di accasarsi in una serie maggiore, e quindi noi siamo contenti che lui sia venuto. È un allenatore giovane come la squadra che vogliamo formare e che stiamo formando, quindi credo che la giovinezza e la volontà di fare bene siano due caratteristiche fondamentali per quest'anno. Speriamo che la cosa vada bene, poi entreremo forse anche nei particolari. Il mister, abbiamo fatto un contratto annuale con un'opzione per il secondo anno, e quindi spero che questa opzione si possa tramutare in tempi brevi se i risultati, come noi ci auguriamo, sul campo convalideranno le nostre scelte e i risultati della squadra. Vi ringrazio tutti, do la parola al mister e poi siete liberi naturalmente di bersagliare chiunque di noi tre che sono seduti a questo tavolo per poter dare risposte esaurienti, chiare e definitive. Grazie a tutti. Aspetta che se no qua... Mi salvo. Buongiorno a tutti. Sono naturalmente molto contento di essere qua. In prima battuta vorrei presentarvi il mio staff, perché credo sia una cosa fondamentale, per me molto importante. I due collaboratori, vi presento lo staff nuovo, diciamo. Carmine è già presente dall'anno scorso e in questi anni, sono contento che parta in questa mia nuova avventura. Poi i miei due collaboratori tecnici, Vincenzo Migliaccio e Giacomo Venturi, e il preparatore atletico Marco Greco. Da parte mia, prima delle vostre domande, mi sento solo di dire che sono molto orgoglioso di avere questa opportunità. Sono molto orgoglioso che due persone serie e preparate come il presidente e il direttore mi diano questa opportunità in una piazza così importante, così storica, in una piazza che ormai si è consolidata in questa categoria e che sicuramente, anche viste le parole, sentite le parole del presidente e del direttore, vuole continuare a essere una parte importante di questo campionato. Per il resto aspetto le vostre domande, io ho poco da aggiungere, ho solo grande entusiasmo per iniziare questa avventura che sono convinto possa dare a tutti noi che seguiamo l'Avellino grandi soddisfazioni. Prego Marco.
Buongiorno mister, Marco Testa, buongiorno. Sei novese di Vuoto Channel, 8pagine.it. La sua prima esperienza in Serie B, una grande sfida, se l'è meritata sul campo con una rimonta strepitosa con Alessandria. Ovviamente le chiedo con quale spinto inizia questa avventura, io immagino che abbia voglia di dimostrare che è un tecnico emergente di cui si dice un gran bene e che vuole dimostrarlo sul campo. Questo sicuramente, le parole le porta via il vento, quindi alla fine rimangono solo i fatti, rimangono i numeri, rimangono le cose che si dimostrano nel nostro caso sul campo. L'anno scorso è stato effettivamente un anno soddisfacente, anche se l'epilogo non è stato come quello che si sperava, però venivo da un'esperienza precedente a Sant'Arcangelo dove eravamo partiti per salvarci alla fine, invece non siamo mai stati invischiati, anzi senza la penalizzazione saremmo andati ai playoff e volevo salire uno step e per questo non sono partita in estate perché non avevo trovato la squadra giusta. Mi è capitata poi l'occasione di Alessandria, era una piazza importante, una piazza che in quel momento viveva un momento difficilissimo perché era quart'ultimo in classifica, però il materiale tecnico era assolutamente di primissima qualità. Ho dovuto gestire in quella rosa diversi giocatori che la Serie A l'hanno fatta, tanti anche la Serie B, quindi è stata una bella avventura perché la stagione si è capovolta da momenti di grande difficoltà anche a livello ambientale perché chiaramente le premesse erano diverse, si è tornato a ritrovare grande entusiasmo con la vittoria della Coppa Italia, si è ritornato ad avere Alessandria uno stadio completamente pieno che era tempo che non si vedeva e quindi è stato un bell'anno, speriamo che di soddisfazioni l'anno scorso me ne sono tolte, quest'anno di togliermene di più. Buongiorno mister. Mister, ben arrivato, riconosciuto il giornale dell'Equinia. Ovviamente lei è molto giovane, la primissima esperienza in cadetteria, un campionato che lei ha conosciuto come calciatore, avendo militato ovviamente anche in Serie A. Comunque insomma il campionato di Serie B è difficilissimo, si sa, è praticamente il calcio vero, il calcio che conta e lei è all'esordio. Ecco, in questo senso sembra quasi un atto di incoscienza da parte sua o meglio un atto di coraggio, cioè insomma in effetti è una bella sfida, tra l'altro Avellino è tra le piazze insomma quelle più importanti di tutto l'intero sud, insomma. Assolutamente sì, ma io credo che nella carriera di ognuno esistano e ci debbano essere degli step, comunque anche i migliori allenatori al mondo quando sono passati da o un settore giovanile o da una squadra di medio livello a una big erano per loro esperienze nuove inizialmente. Io credo di aver in questi 5 anni maturato delle buone esperienze, per quanto mi riguarda sono sempre riuscito a creare un rapporto onesto con i gruppi che ho avuto modo di allenare e questo credo possa essere un segreto per poi portare in campo dei buoni risultati. Non c'è chiaramente solo il gruppo, c'è il lavoro, la Serie B sono pienamente d'accordo che è un campionato difficilissimo, è un campionato lunghissimo, è un campionato sempre aperto a grossi ribaltamenti, però il calcio è sempre quello, il calcio è basato sulla serietà, sulla professionalità, sul lavoro, sul cercare di dare sempre il massimo, a partire da noi dello staff che dobbiamo essere da esempio, arrivare chiaramente ai ragazzi di conseguenza. Quindi a livello pratico è vero, sono all'esordio come tecnico di Serie B, però onestamente questa cosa più che spaventarmi mi dà nuovi stimoli, mi dà stimoli ulteriori a lavorare al 120% su quello che devo fare, su quello che devo cercare per trasmettere le mie idee e soprattutto trasmettere i miei sentimenti ai ragazzi. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Mattia, sono 14. Le
però alla prima si rifà un po' quello che ha detto il collega Sciuscia. Avellino tradizionalmente ha una tradizione un po' di tritallenatore, tra virgolette, anzi Massimo Rastelli nell'era Taccone è stato l'unico a sopravvivere per 3 anni sulla panchina dell'Avellino. Credo che lei sia consapevole di questo. Ieri Stefano De Angelis, che sta facendo un corso con lei a Coverciano e conosce bene Avellino, ha detto: Michele ha le spalle larghe, è pronto per un'avventura come Avellino. Le chiedo se ovviamente conosce l'ambiente, immagino di sì, ne ha sentito parlare, al di là delle sue capacità tecnico-tattiche, anche un po' sotto il profilo caratteriale, ci vuole grande personalità per stare qui ad Avellino. Questa è la mia prima domanda. La seconda è: quali obiettivi vi siete posti insieme alla società, Presidente Falcone e al direttore di Vito? Beh, innanzitutto approfitto della tua premessa per legarmi alla domanda di prima. L'unico che ha avuto continuità era stato forse l'unico degli ultimi tempi che era un esordiente in categoria, quindi speriamo che questo possa essere di buon auspicio, e quindi questo sottolinea il fatto che l'essere esordiente non deve essere per forza un fattore negativo. Rastelli qui ha fatto cose egregie, è stato un trampolino di lancio notevole per la sua carriera. Io spero di poter fare altrettanto bene e immagino che Mister Rastelli sia ricordato qua da tutti in maniera molto positiva, e quindi il mio obiettivo è quello di fare quello che gli allenatori che hanno lasciato qua una buona impressione hanno fatto, i risultati. Alla fine io credo che di base la cosa più importante sia la persona, sia l'educazione, sia il modo di porsi, sia, perché questi sono valori assoluti, però nello sport non bastano, perché posso essere ricordato come una brava persona, ma se non faccio un risultato alla fine rimango comunque, è la cosa importante, un incompetente, e questo di sicuro non ci voglio passare. Io ho le spalle larghe, io sono abituato a non raccontare mai troppo del mio passato di calciatore, perché questa è un'altra vita. La mia prima vita è finita 5 anni fa e si è aperta un'altra fase della vita dal punto di vista lavorativo, e sono due cose diverse, però è normale che sotto questo punto di vista quello che ho fatto prima mi ha sempre portato a prendermi, a dovermi prendere delle responsabilità. Io tra l'altro sono una persona a cui piace prendersi delle responsabilità, anche forse per il ruolo che facevo da centrocampista. Sono sempre stato abituato a dover gestire un po' le situazioni, e questo non mi ha mai spaventato, anzi, come ho detto prima, mi ha sempre stimolato a cercare di dare un qualcosa in più. Per quanto riguarda la seconda domanda, sono molto contento che la società mi metta a disposizione un gruppo in grandissima parte confermato, perché secondo me è un gruppo che ha ottimi valori, ha ottime potenzialità. Poi, come sempre, credo che bisogna avere grande umiltà, soprattutto in partenza. Il campionato di Serie B è delicatissimo. Noi, consapevoli della nostra forza, sappiamo che dobbiamo conquistarci le cose di partita in partita. La nostra idea è quella sicuramente di mantenere la categoria, cercando di portare entusiasmo all'ambiente. Questo è il mio scopo, il mio obiettivo, è uno dei miei obiettivi principali, perché sono convinto che soprattutto in piazze come Avellino il fatto di poter giocare in un ambiente che ha entusiasmo ti può dare vantaggi incredibili. Però l'entusiasmo della gente non lo si ottiene con le parole, con le chiacchiere, ma lo si ottiene attraverso innanzitutto comportamenti e poi prestazioni di un certo tipo, prestazioni che possono essere chiaramente alla fine a livello pratico di risultati, ma soprattutto come prestazioni di atteggiamento all'interno del campo. Sono un allenatore che tiene molto alla preparazione atletica, che tiene molto ad avere una squadra che durante la gara corra il più possibile, ormai è imprescindibile questo in tutti i campionati. Mi piace avere una squadra intensa, una squadra che renda la vita difficile a tutti, che possano essere queste le prime in classifica o gli ultimi, per me valgono tutte nello stesso modo, e questo è il nostro obiettivo. Credo che sia quello
di fare il meglio possibile, ma per quanto mi riguarda soprattutto quello di creare un ambiente che ci possa dare una spinta in più, e qui Avellino sicuramente, come hai sottolineato, lo può fare in maniera importante. Prego, buongiorno, Domenico Zappella, prima TV, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Si è parlato appunto spesso di questo paragone con il passato, anche perché è un Avellino che ritorna al passato puntando sui giovani, cioè restando del presidente, del direttore sportivo, non sono mangia allenatori, sono stati costretti nel corso di questi anni dati i risultati. Si punta sui giovani, ma si punta sui giovani anche per quanto riguarda la costruzione della squadra, e poi a tal proposito ha detto pochi secondi fa la preparazione atletica, soprattutto in Serie B è un fattore fondamentale, abbiamo visto che più che la tecnica conta la preparazione, arrivare fino all'ultima giornata con una squadra reputa in Serie B è un qualcosa di imprescindibile, e sul modulo 3-5-2 ci saranno anche varianti diverse. Ma innanzitutto credo che avere un bel mix all'interno della squadra possa essere la cosa migliore. Trovo che programmi basati sulla quasi totalità dei giovani possano essere troppo rischiosi, come una squadra solo esperta abbia magari qualche pro ma anche qualche contro. L'obiettivo nostro, insieme al presidente e al direttore, è quello di costruire un bel mix. Abbiamo giocatori esperti, abbiamo giocatori di categoria, ci saranno da aggiungere altri giovani che possano portare linfa nuova, entusiasmo, anche in certo caso un po' di spavalderia che i ragazzi hanno e che noi dobbiamo far nostra e mettere nel bagaglio della nostra squadra. Sul fatto fisico non ho niente da aggiungere, sono assolutamente consapevole, anche per esperienza personale, che quando non si corre tutto diventa più difficile, quindi io non sono un estremista in niente, non sono un estremista nel modulo, non sono un estremista sulla preparazione atletica. Credo che nello sport come nella vita ci voglia equilibrio, però ci vogliano idee chiare, quindi non sono un allenatore che farà morire la propria squadra, sarà un allenatore che cercherà di modulare nel modo giusto un lavoro fisico importante alle esigenze tecniche, perché questo matrimonio di cose ti può portare i risultati. Buongiorno. Lei è calcio nel sangue, soprattutto una in più, che è importante. Il calcio nel sangue, c'è il suo papà, suo nonno, non credo che lei abbia detto in ambiente di tutte le cose che stiamo raccontando, lo zio, il calcio lo vedo, per cui nulla la spaventa secondo me. Poi allora in più, perché noi abbiamo avuto esperienza con Marco Lin senza ICE, lasciamo perdere. Quello che le volevo chiedere, nella sua carriera da centrocampista magari si ispirava al nonno, ha avuto tanti allenatori. Essere da centrocampista significa fare allenatori in campo. Credo che lei sia stato già allenatore quando era calciatore. Di tutti i tecnici che ha avuto, ha sintetizzato magari quello che più le ha dato qualcosa di particolare, e quale si ispira, e soprattutto, volendo per forza parlare dell'ambiente, è la prima volta che lavorerà al suo come allenatore, come pensa di vivere questa esperienza? Mi interessa soprattutto l'aspetto tecnico. Ma l'aspetto tecnico è una domanda che mi coglie ogni volta preparato, però mi mette in difficoltà, nel senso che onestamente ho avuto diversi allenatori e non credo di aver avuto, forse sarò stato fortunato o forse ho cercato sempre di prendere la parte positiva, non lo so, però ho sempre avuto fortuna nell'incontrare gli allenatori, e ognuno di loro mi ha lasciato molto, e di ognuno di loro cerco di portare le esperienze che più mi hanno segnato, sia in positivo ma comunque anche in negativo, perché anche se con un allenatore si sono vissute esperienze positive, non per forza tutto doveva essere condiviso al 100%. Ecco, quindi ogni allenatore è diverso, ogni allenatore ha il proprio modo di vedere le cose, ed è per questo che anche
costruendo il mio staff ho cercato di costruirlo con persone che possono pensarla anche in maniera diversa da me, con uno storico diverso, con esperienze alle spalle diverse, perché credo che questo possa essere un segreto per mantenere sempre la mente aperta e non fossilizzarsi solo su un'idea che poi può essere quella giusta, ma può essere anche modificata per potenziarla. Ecco, questo, sotto questo punto di vista, credo sia un fattore molto importante. Per quanto riguarda la Piazza del Sud, ho giocato 3 anni a Sora in C e 4 a Bari in B. Io credo che il giocare a sud, al Sud possa... dipende come viene interpretato. Io oggi lo sto impertando con grande entusiasmo, perché di sicuro ci sarà grande seguito, di sicuro ci sarà tante persone che ci chiederanno di fare il massimo, e questo è una spinta. Poi il fatto di dover far bene, quello c'è da tutte le parti, e soprattutto da allenatore è una costante a cui non si può rinunciare, perché se da giocatore comunque vai in una squadra, cambi, più facilità, da allenatore noi siamo sotto pressione praticamente dal primo giorno di allenamento fino al 95esimo di ogni partita e si ricomincia. Io dico che la vita di un allenatore in tante realtà è una vita che dura 2, 3, 4 settimane e poi ricomincia, perché chiaramente si è tutto legato allo step, anche se fortunatamente vengo in una società che non ha l'abitudine di dover cambiare per forza, a meno che non sia necessario, però è la storia ormai che lo dice. Il ruolo dell'allenatore è molto delicato, è molto legato a quello che si riesce a ottenere, anche se credo che alla fine sia giusto anche valutare nell'ottica di tutto il lavoro che viene svolto e della tipologia di persona che si ha di fronte. Mister, buongiorno, buongiorno. È una valutazione complessiva di mercato che ha fatto in via preliminare con la società, ha dei giocatori che vorrebbe prendere, portare, dei suoi preferiti, in che ruolo si dovrebbe intervenire? Ma chiaramente abbiamo avuto già qualche contatto in merito col presidente e con il direttore, abbiamo le idee piuttosto chiare. Io non sono qualche giocatore durante i miei spostamenti me lo sono portato dietro, ma perché dal punto di vista tecnico pensavo potesse darmi una mano importante, e soprattutto perché conoscevo la persona e il professionista. In quest'ottica qualche singolo che ho avuto sicuramente ci potrebbe far comodo. Non stiamo a fare subito i nomi, perché poi dopo si iniziano le aste, e quindi però l'importante è che ci sia l'idea chiara sulla tipologia del giocatore di cui abbiamo bisogno. Io ci tengo molto che siano persone propositive, che siano persone che abbiano la grande volontà e la comprensione che quello che stiamo facendo è la cosa più importante di tutte. E poi per le doti tecniche chiaramente abbiamo l'idea di quello che ci serve, abbiamo le idee chiare, questa è la cosa più importante. A livello tattico, come alternativa al 3-5-2, cosa dobbiamo aspettarci nel campionato? Se ci saranno alternative? Ah, più che alternative, è come l'ho detto prima, non sono un estremista, non lo sono neanche nei moduli, ma allo stesso tempo non sono uno a cui piace cambiare ogni quarto d'ora modo di giocare. Io credo che all'interno di un modulo ci sia l'interpretazione dello stesso, e in base agli avversari, alle caratteristiche soprattutto degli avversari. Quindi il 3-5-2 di base ti consente di avere il campo occupato al meglio, ritengo, però non è per forza
costrittiva questo pensiero. L'anno scorso avevo i giocatori non adatti al 3-5-2, ho giocato col 4-3-3. Quest'anno stiamo costruendo una squadra con determinate caratteristiche, sicuramente utili al 3-5-2, al modo di vedere il calcio in questa stagione qui ad Avellino, però a me piacciono anche i giocatori duttili, e poi all'interno del 3-5-2, cambiando solo qualche scalata, poi si può parlare di 3-5-2, ma si può attaccare in un modo, difendere in un altro. Alla fine è quello che si fa in campo più che il numero che determina uno sviluppo o una fase difensiva. Buongiorno. Si è toccato, sfiorato qualche volta finora il tema ambientale. Allora la mia domanda è anche un po' un avvertimento, che se lei è consapevole che nella prossima stagione ci saranno 4 partite, molti li chiamano derby, li chiamano stra-regionali, che sono importantissime, pesantissime per certi versi, che a volte determinano addirittura fasi del campionato. Ci tiene molto la piazza a queste partite, lei è già consapevole che questi sono degli step particolari? Ma è... In tutte le piazze ci sono partite particolari, partite che si usa dire che alla fine portano i 3 punti come le altre, ma che solo dal punto di vista numerico portano i vantaggi o gli svantaggi che hanno le altre. Dal punto di vista psicologico sono partite che possono cambiare anche radicalmente l'umore della squadra e della piazza. L'importante è affrontarle e averne la consapevolezza, perché come ho detto, se si vuole riuscire a portare entusiasmo, è chiaro che bisogna avere la consapevolezza che queste partite possono aiutarti e molto, però bisogna avere la consapevolezza che la preparazione di queste partite non deve stravolgere quella che è la preparazione dalle altre, perché comunque se si ha un modus operandi è giusto portarlo avanti perché ci si crede, però sicuramente a livello psicologico sono consapevole che queste 2 partite possano mettere, diciamo, possano essere dei fattori importanti all'interno di una stagione. Buongiorno mister, Leo Morino di Spina Sport. Buongiorno. Vi sarò già chiesto di tutto, io quindi dargli gli auguri non posso fare. L'unica cosa che volevo dire è, per quanto riguarda, se gli arriverà qualche critica, sarà sempre costruttiva e per l'amore che sia a questa squadra. Voglio fare solo una domandina: cosa ne pensa del sintetico? E poi non voglio perdere l'occasione, visto che ci sta il direttore sportivo e il presidente, di fare qualche domanda. Al direttore sportivo, complimenti, perché all'inizio è partito benissimo con i giovani e penso che sia l'idea giusta. Ma per dei posti chiavi, per esempio come il portiere, lei pensa di qualche giovane oppure di puntare su qualche giocatore di più esperienza? E poi al presidente, si sente un po' amareggiato, presidente, che è come se lo spiega, che oggi stranamente a confronto degli anni passati non c'è tanta gente fuori ad aspettare il mister. Grazie. Posso... Ma che ci possano essere delle critiche, lo so, è normale, però io leggo sempre la mia professione, quello che ho più amato da quando sono bambino, che è il calcio, a quella che comunque è la quotidianità. Io assolutamente sono aperto a qualsiasi confronto, anzi mi piace parlare con le persone, credo che nel modo giusto sia assolutamente giusto che tutte le persone condividano le proprie idee con gli altri, quindi all'interno di un'educazione io sono sempre pronto ad ascoltare anche opinioni completamente divergenti dalle mie. Sicuramente durante quest'anno incontrerò persone che diranno che sarò un allenatore preparatissimo, altre per le quali sarò incapace, altri che ha un atteggiamento da maleducato, altri che sarò educato, quindi ognuno si fa la propria idea delle persone come vuole, come crede, perché ognuno ha le proprie idee.
però credo che nel modo giusto sia giusto esprimere i propri pensieri, quindi assolutamente disponibile a qualsiasi tipo di confronto e chiaramente consapevole che speriamo che saranno di più i momenti dove riceverò complimenti, perché vorrà dire che i risultati sul campo sono buoni. Per quanto riguarda il sintetico, credo che sia una soluzione intelligente e in alcuni casi credo, soprattutto con le situazioni di oggi di tante società, necessaria. In Italia, dal punto di vista dei campi, dal punto di vista strutturale, siamo molto indietro confronto a quello che è il resto d'Europa. E il sintetico sicuramente ti dà una grande mano, perché perlomeno ti permette di allenarti in condizioni ottimali sempre e di comunque di utilizzare la tua struttura. Io credo che sia importante anche per i ragazzi trovare le distanze, essere abituati a avere la consapevolezza di dove ci si trova, e il fatto di allenarsi sullo stadio dove poi si gioca per me può essere un vantaggio. Dicendo... E dicevo, ti facevo complimenti per quanto riguarda come stai muovendo, per quanto riguarda Mazzuoli, perché penso sia una scelta positiva. Se dei punti tardi, dei punti dei giocatori naturalmente che ci sono in rosa, per esempio per un portiere, per una posizione come il portiere, che sappiamo l'esperienza quanto conta, se pensi di scegliere un giovane oppure andare questa volta su un portiere anche di esperienza. Diciamo, per quanto riguarda i giovani, noi abbiamo avuto una riunione col presidente, il mister, il presidente giustamente vuole che in ritiro il mister abbia a disposizione i giovani che già abbiamo noi, no? Quindi lasciamo stare che dicono in giro, dicono, noi daremo al mister i giovani che già abbiamo avuto gli scorsi anni. Se devo prendere un 95 della squadra di A, se ce l'ho già, poi normale il mister, perché così si chiariscono i ruoli, dirà quello che i giovani può dare o meno. Quindi sui giovani prenderemo i giovani giusti, ma guardando anche quello che già abbiamo e resettando tutto, partendo da zero, perché il mister l'abbiamo preso, in quanto lo riconosciamo, anche un ottimo motivatore, sa gestire sia i giovani che sa gestire le persone meno giovani, quindi è importante che lui debba dare a tutti la stessa possibilità. Per quanto riguarda la squadra giovani, io non è che vedo molti giovani, confermando lo zoccolo duro, noi avremo Cavaglia che è un 96, avremo eventuale alternativa, io una cosa posso fare, già non sono un ottimo oratore, poi, quindi prenderemo eventualmente un'alternativa a destra come quinto e poi in mezzo al campo vedremo in base a quello che abbiamo, quindi questa squadra giovane non la vedo, insomma, confermando il ditaggio di Rizio, almeno i nomi che si fanno sempre, e questo è il problema, i nomi che si fanno, però, no, sì, dico, però comunque saremo bravi a mettere i giovani nel posto giusto, cercando insomma di valutare prima quello che abbiamo, e poi è naturale che per quanto concerne il portiere possiamo anche prendere un portiere giovane ma che già ha esperienza in B, insomma è normale, verificheremo la posizione di Lezzerini e poi è normale il quarto attaccante, sicuramente andremo su un under. In mezzo a campo è stato riconfermato Wilmots, oltre diciamo a Derisio, Di Tacchio e D'Angelo, dobbiamo valutare anche l'Asic perché comunque viene dall'infortunio. Però oggettivamente una squadra proprio al giovane non è che la vedo. Inseriremo giovani giusti partendo anche da quelli che abbiamo, il mister valuterà poi, sì, ripeto, cercando di essere bravi a non far andare via eventualmente risorse che abbiamo già in casa. Si può avvicinare un po' presto. Sì, grazie. Siamo tutti quanti a sinistra, perché sennò potrei anche parlare senza microfono, ma insomma è preferibile che qualcuno mi ascolti. Allora la domanda... Dicevo, Presidente, sei amareggiato che quest'anno, come a differenza degli anni passati, probabilmente all'attesa del mister c'era tanta gente, e come si può recuperare, diciamo, questa mancanza, tra virgolette, di fiducia che sembra iniziale da parte di tutti? Ma ovviamente non posso fare altro che prenderne atto. Ormai sono quasi due anni che abbiamo delle persone che ovviamente rimano contro l'Avellino, sono un paio di anni, però insomma il fatto che ci siano pochi tifosi è uno stimolo in più,
dobbiamo fare in modo che questi tifosi tornino un'altra volta allo stadio, che vengano a darci il loro sostegno, non solo a noi, al mister, ai ragazzi, alla squadra, allo staff, e quindi uno stimolo in più per noi. Ne prendo atto, ne prendo, perché le altre volte abbiamo avuto sempre delle presentazioni con parecchia gente, mi ricordo quella di Tesserri in particolare, mi ricordo quella di Walter, sicuramente, quindi abbiamo avuto una maggiore affluenza, diciamo, dei tifosi. Però insomma questo non è che mi spaventa, perché so bene che i tifosi bastano due vittorie importanti, o basta vedere la squadra che gioca in un certo modo, indipendentemente dai risultati, il tifoso arriva di nuovo. E quindi, come ha detto il mister prima, il nostro obiettivo è lo stimolo. Abbiamo uno stimolo nuovo, vogliamo fare bene, vogliamo fare in modo di riavvicinare tutti a questa piazza, dobbiamo fare in modo che quei famosi 10.000 persone che abbiamo visto contro lo Spezia diventino la routine per il nostro campionato. Poi ci riusciamo meno, questo non lo so, ma le aspettative ci sono tutte, quindi cercheremo di fare bene, cercheremo di riavvicinare tutto il nostro pubblico, sia quello di Avellino che della provincia, alla squadra e a tutti noi. Voglio spendere una parolina sui giovani, per la verità, perché è importante questo, perché voi giustamente volete chiarezza da me, quindi io devo dare chiarezza anche sul comportamento della società. L'anno scorso abbiamo perso la bellezza di 850.000 euro dai contributi di Lega, perché i ragazzi giovani italiani, ne avevamo pochi, non hanno mai giocato o hanno giocato pochissimo. Allora questo è un altro obiettivo importante. Io non devo costringere all'allenatore o allo staff a far giocare ragazzi giovani, italiani, assolutamente no. Però l'allenatore aziendalista ragiona insieme a me, e quindi se abbiamo un giocatore non under italiano e un giocatore under italiano di proprietà, lui deve necessariamente valutare l'aspetto tecnico, ma dovrà valutare anche che a parità di qualità e a parità di consistenza nel campo, se possiamo far giocare un ragazzo giovane italiano under 23, è una cosa che fa bene alla società, fa bene a tutti noi, perché può portare anche qualche cosina di soldini in più nelle casse dell'Avellino, le quali risorse verranno evidentemente utilizzate successivamente per cercare di prendere ragazzi sempre più pronti, sempre più probanti e sempre più meritevoli di giocare in questa squadra. Mister, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Massimo, io parevo a Biaio. Buongiorno. Lei è anche un appassionato di golf. Del? È un appassionato di golf. Sì. Quali bastoni metterà nella sua sacca per le 42 buche sulle linee del campionato di Serie B? E seconda domanda, sull'organico lei ha parlato di un mix tra giovani e sulla conferenza stampa. Tutto questo profilo ha già un momento del blocco da confermare. Allora, innanzitutto sì, sono appassionato di golf, mi piace guardarlo, mi piace farlo, anche se ultimamente non ho più avuto tempo e quindi l'ho lasciato un po' stare. Di quei ferri della sacca porto la clava, l'unico che non ho in sacca, perché credo che sia quella che più serve per questo tipo di campionato. Il mix, le idee ce le abbiamo chiare, come ho detto prima al suo collega, credo sia giusto sbilanciarsi fino a un certo punto, anche perché se si vuole arrivare su determinati giovani bisogna farlo sotto traccia. E per quanto riguarda invece i ragazzi più esperti, l'ha detto adesso il direttore, ho a disposizione un gruppo di assoluto valore, ho un gruppo che sono convinto possa garantire un buon livello di prestazione, e quindi la base di partenza è ottima. Come sempre in tutte le squadre poi verrà analizzato al dettaglio tutto a partire dal ritiro, però questo lo si farà a tempo debito. Mister, volevo chiedere qualche retroscienza, ce la posso dare questa trattativa, quando ci sono stati i primi contatti e poi anche al direttore sportivo De Vito la scelta, ancora una volta grande fiducia in un tecnico emergente come fu all'epoca Rastelli, e poi un'altra domanda a lei, così facciamo tre in una, sul ritiro di Adriano Irpino, se ha avuto modo già di visionare le strutture in cui potrebbe svolgersi il precampionato. Come ha detto il Presidente, la trattativa è stata molto veloce, rapida,
la società ha avuto l'incontro con il mister Foscarini e nel momento che c'è stata la consapevolezza che le strade si sarebbero separate, sono stato contattato e sabato ci siamo incontrati e ci siamo piaciuti, fortunatamente. E quindi è stata una cosa molto veloce. E l'idea di entrambi era quella di probabilmente di sposarsi e lo abbiamo fatto dopo un fidanzamento brevissimo, però queste poi alla cosa, quelle sicuramente da parte della società, adesso a parte le battute, è stata una cosa molto ragionata e mi fa piacere e sono orgoglioso di essere stato scelto tra tantissimi allenatori. Oggi le società hanno una possibilità di scelta infinita, se sono stato scelto io sono molto contento e come abbiamo sottolineato in questa scrivania, questo non fa altro che aumentare la voglia di dimostrare. Per quanto riguarda il ritiro, la società lo ha già visionato, io lo farò a brevissimo, quindi sono stato informato del fatto che è una struttura ottima e potremo lavorare in maniera buona e quindi adesso la visionerò a breve giro di posta. Siamo fidanzati, a me quelli con la barba non mi piacciono, altro che fidanzati. Che fidanzati? A me piacciono le bionde, non mi piacciono quelli con la barba. Ebbene, è bionda, la moglie è bionda, meglio di questa. No, vedo il mister che stava fatto gli ultimi due anni, ha fatto bene, quindi Sant'Arcangelo, dove nonostante una squadra giovane, una squadra che aveva problemi, è riuscito a dare un'idea di... si vedeva nelle partite dove c'è l'idea dell'allenatore, c'è la mano dell'allenatore. Poi il modulo è un modulo che è sempre, insomma, personalmente mi è sempre piaciuto da quando c'era Massimo Rastelli, quindi penso che ci sia stato un percorso che il mister ha fatto, abbiamo seguito, ad Alessandria sicuramente gestire una squadra fatta di nomi, non soltanto di giocatori, perché comunque è una squadra di C che ha molti nomi di B, ha fatto pendere, diciamo, sulla bilancia da parte nostra la coscienza che anche gestire non soltanto i giovani, ma gestire i giocatori di personalità con autorevolezza è qualcosa di importante. È naturale che sempre il tempo perde a dirci se la scelta è stata giusta o meno. Chiediamo soltanto di pazientare qualche mese e poi ci renderemo conto di quello che è stato fatto, se è stato fatto bene, se è stato fatto male. Penso, mi approfitto della tua presenza anche per chiederti una tua opinione in merito a questa chiusura anticipata del calciomercato. È una questione solamente tempistica oppure cambiano anche le strategie a tal proposito, soprattutto quella che maggiormente ci riguardano, anche perché fondamentalmente avrai uno, massimo due partite come banco di prova prima della chiusura, ci saranno ulteriori amichevoli, un calendario più fritto oppure non cambia niente? Devo essere sincero, a meno che non succedano degli stravolgimenti impressionanti, così come l'ho detto per i giovani, prendere per prendere a noi non serve, lo stesso riguarda lo zoccolo duro, il presidente penso che abbia fatto anche un sacrificio economico, perché comunque conservare giocatori che già sono stati qua è proprio importante, dà la possibilità insomma al mister di lavorare su un gruppo che conosce ambiente, conosce stadio, conosce addirittura il sintetico, quindi partiamo già con un passo avanti e quindi questo, se voi fate un attimo una lettura dei confermati o meno, renderete conto che c'è ben poco da mettere su. Poi si sbaglio io, però io dire questo fa sì che il mercato può riservare qualche pedina negli ultimi giorni, giusto una pedina o due, però penso che per gli inizi di agosto la squadra sarà ben definita, perché a meno che poi i giocatori su cui puntiamo non si sono dimenticati quello che di buono hanno fatto, e allora a quel punto sarà per noi crisi e quindi poi bisogna correre ai ripari gli ultimi giorni di mercato. Da un punto di vista della scelta, se vuoi, se si sente? Si sente, no? Mi avvicino un secondo, vai. Da un punto di vista di scelta della chiusura anticipata del calciomercato, è una riflessione che abbiamo fatto in Lega, evidentemente.
perché non vi dimenticate che il campionato inizia il 25 o il 26, non mi ricordo bene il giorno, adesso l'abbiamo stabilito un po' di tempo fa, e allora correre il rischio di iniziare il campionato con una finestra ancora aperta di giocatori che fanno la prima partita di campionato con l'Avellino e poi passano con la squadra con la quale ha giocato contro l'Avellino, paradossalmente la settimana dopo. Cioè, mi sembrava a tutti noi una cosa veramente fuori logica. Per cui abbiamo fatto un piccolo sacrificio insieme alla Serie A, loro hanno anticipato la loro stagione di calciomercato, noi l'abbiamo anticipata, quindi credo tutto sommato che ci siano motivazioni serie dietro questa situazione, quindi credo che porterà bene a tutti. Le persone devono scegliere nei tempi giusti, senza aspettare l'ultimo giorno necessariamente, perché il giocatore che arriva a fine calciomercato non ha fatto il ritiro, non ha fatto la preparazione, è una persona in più, un ibrido che si inserisce in un mosaico già costruito, quindi è sempre stata una cosa che a noi, perlomeno a me e al direttore, non è mai piaciuta. Quindi ci stiamo muovendo prima per fare in modo di dare al mister tutto quello che gli può servire, poi sarà lui valutare se abbiamo fatto bene o meno. D'altra parte tutte le scelte, lo dico inizialmente in modo che ci capiamo bene, tutte le scelte che stiamo facendo chiediamo sempre al mister se è contento di quello che stiamo prendendo. Quindi è inutile che ci dite il mister è contento o non è contento, ve lo dico io. Il mister vi potrà confermare quello che io dico e quindi saprete che il giocatore che viene ad Avellino è stato selezionato in base a caratteristiche tecniche del mister e a valutazioni economiche naturalmente da parte della società. Due domande e chiudiamo. Allora al mister chiedo se le piace la Cucca Castaldo da 6 anni, anche perché con Castaldo la società sta discutendo del rinnovo contrattuale con Ardemagni, non lo so, ne approfitto anche per chiedere se rientra in carattere o no. E l'altra domanda al presidente, non posso non farla, diciamo che con la presentazione del mister si chiude anche il capitolo società, nel senso che lei è stato al comando della società e resta da solo al momento, diciamo che della telenovela societaria, anche per diciamo visto che il corso continua, non facciamo chiarezza sotto questo punto di vista. Faccio fare prima chiarezza al presidente che... Scusatemi, io non capisco che chiarezza devo fare io. Cioè io sto facendo quello che fa il presidente. Allora, io non mi arrabbio. No, ma ogni volta che usate questa parola chiarezza, sembra che io ci abbia qualche manicone conservato e non lo voglia dire. Scusatemi, io sono il presidente della Vellina. No, presidente, no, serio. Aspettate. Ce l'avamo visti quando ha presentato la campagna ancoramenti. Allora, si era detto la settimana prossima l'aveva detto lei, no? Potrebbe essere una settimana nella quale succede qualcosa. Visto che ha fatto. Non è successo niente ancora. Allora, la mia chiarezza è questa. Io ho l'obbligo, ho l'onore innanzitutto. Ho l'onore di rappresentare la città di Avellino nel mondo calcistico. Ho l'onere lo stesso di rappresentare l'Avellino, per cui se nessuno viene a darci una mano sono onorato e obbligato a fare il campionato da solo. Quindi purtroppo questa è la mia chiarezza. Ho detto che ci sono dei gruppi che vogliono venire, però come ho detto la volta scorsa e lo ripeto, è un refrain che non vorrei ripetere più, serve le persone, non vengono e mettono sul tavolo non i soldi da dare a Taccone, ma i soldi da investire nell'Avellino Calcio, io purtroppo sarò costretto ad andare da solo. E non è una cosa che mi piace, ma non perché non mi piace fare il calcio, non mi piace essere operato di preoccupazioni personali per portare avanti una stagione importante qual è quella che ci aspetta. Quindi la mia chiarezza è fondamentale. Ho detto precedentemente, e lo confermo, che se dovesse venire qualcuno finalmente a chiudere una trattativa di compartecipazione con Taccone, sarei di primi ad essere intervistati, sarei di primi ad essere interpellati e sarei di primi a cui presenterò il nuovo socio se dovesse venire. Niente di più. Sempre sto fatto la chiarezza, mister. Lei mi vede chiaro o no? Chiarissimo. Lei come me, mi vede chiaro? Chiarissimo. Meno male. Anche se ha detto che non le piace le persone con la barba, però... Però sono chiaro anche in questo. No, per quanto riguarda Castaldo e Ardemagni, non vorrei dimenticare Moculu, che è vero che ha avuto un problema fisico, ma è assolutamente un giocatore di alto livello, per quanto mi riguarda. È proprio quello di cui parlava prima il direttore e di cui io sono molto contento e soddisfatto. Ho a disposizione già da oggi lo zoccolo duro dell'anno scorso, che è formato da giocatori di grande qualità. Insomma, Castaldo ormai è una certezza, Castaldo è
un giocatore importante, oltre che dal punto di vista tecnico, chiaramente anche dal punto di vista di personalità. E Ardemagno e Mukulu sono due giocatori che in categoria possono rappresentare il top. Sono due giocatori che hanno fisicità, hanno due giocatori che trovano, sono tutti e tre giocatori che hanno un buon feeling con la porta, quindi ecco, da allenatore non posso che essere contentissimo di avere a disposizione queste tipologie di giocatori. Non so, beh, il presidente Perenzo, Castaldo, no? Dopo sei anni non è clamoroso che un giocatore lasci una società, però si chiama Castaldo, per quello che ha fatto magari un po' meno clamoroso lo è. Non so chi vuole rispondere, dico, il rinnovo di Castaldo, com'è la situazione, ci sono problemi, c'è il rischio che possa andare via? E un'altra domanda, i pezzi pregiati, Ngawa, Migliorini, sono incedibili a prescindere o si valuterà durante il mercato una cessione? Allora, primo argomento, Gigi. Allora, ragazzi, mamma mia, va bene. Scusa, mister. Ci mancherebbe. Poi dicono che ti faccio ombra. Il modulo deve essere elastico. Già cominciano a dire che ti faccio ombra. Va bene. Allora. Il 3 di partenza c'è. Va bene. Allora, io credo che la società, per bocca del presidente, abbia fatto una proposta di rinnovo di contratto estremamente importante ad un giocatore di 36 anni, un ragazzo, io lo definisco così, molto forte, che ha fatto la storia dell'Avellino degli ultimi anni, per cui è chiaro che a Gigi siamo grati al 100%, anche di più. Quindi io ho fatto un rinnovo triennale ad un giocatore che non è più giovanissimo, insomma, anche se il mister poco fa di là nell'altra parte ha detto anche io a 36 anni stavo bene, volevo giocare ancora, quindi non c'è dubbio che ha tutte le qualità sia fisiche sia ovviamente di personalità per poter affrontare altri campionati di Serie B. Ha delle, da quello che sento, perché poi sono chiacchiere che sento in giro, insomma, ha delle proposte da squadre di Lega Pro, cioè io credo che non ci siano proprio paragoni, offerte comparabili di Lega Pro triennali e offerta dell'Avellino, non di una squadra di Serie B. Attenzione, perché come ho detto prima, onore d'onere, li sposo entrambi. Il nome dell'Avellino è un nome importante in ambito calcistico, nulla togliendo ovviamente alle squadre di Lega Pro che eventualmente hanno fatto proposta a Gigi. Quindi ho fatto un contratto triennale, nel quale è normale, da che mondo è mondo è così, se fai un rinnovo triennale a qualche giocatore qualche cosa deve lasciare sul campo, mi sembra evidente, ma è un fatto, non è che lo fa l'Avellino, lo fanno tutti, in tutto il mondo si fanno così, in questo modo, e quindi credo di aver fatto una proposta molto molto seria, e quindi la nostra intenzione, poi fra l'altro la sua, rispondo anche alla sua domanda ultima, perché nella sua domanda implicita c'era scritto resta o non resta, ma se non dovesse confermare lui la volontà di restare ad Avellino del contratto triennale, vi ricordo che lui è sotto contratto con l'Avellino per quest'anno, quindi voglio dire, che problemi ci sono? Per quest'anno sicuramente giocherà con l'Avellino in un modo o nell'altro, quindi sotto contratto annuale o sotto contratto triennale, quindi non vogliamo assolutamente fare a meno di Gigi, perché è una pedina non solo per me ma anche per il mister, fondamentale per questa squadra. Altri giocatori, abbiamo delle richieste degli altri giocatori, però per adesso io non le sto prendendo in considerazione, perché in questo momento ho necessità di dare al mister una squadra estremamente competitiva. Poi se nel corso della campagna acquisti dovessimo accorgerci che ci arriva una richiesta imprescindibile e alla quale non possiamo rinunziare, di qualche acquisto di qualche giocatore, poiché nel mondo calcistico giocatori ce ne sono, scusatemi, uso un termine antipatico, a chili sul mercato, se va via un giocatore importante prenderemo un altro giocatore importante che lo deve sostituire con le stesse caratteristiche, quindi questa è la volontà dell'Avellino. Un'ultimissima sulla durata dell'accordo, un anno con opzione, affamato come tecnico vuole conquistarsi questa conferma sul campo con la salvezza che farebbe scattare il rinnovo? Il rinnovo scatterà in un determinato periodo di tempo, se la società si riterrà soddisfatta del mio lavoro, a prescindere da quello che potrà essere la classifica, se saremo primi o metà classifica o non so cosa saremo. Quindi io
Non sono venuto di certo ad Avellino perché volevo un contratto di svariati anni, perché io sono strafelice di essere qui, di avere questa opportunità. Non ho paura a giocarmi questa mia avventura, diciamo, con un contratto annuale. È giusto che tutte e due le parti facciano le proprie valutazioni. Bisogna essere molto cauti da entrambe le parti, e soprattutto le società. È giusto anche che studino al meglio i propri tesserati, e io faccio parte di questa categoria. Quindi, se tutte e due saremo contenti, principalmente la società, perché io credo che non ci saranno dubbi, ma se saranno contenti del mio operato e del mio modo di essere e del mio comportamento, scatterà questa opzione e io sicuramente sarò soddisfatto. Scusa, precisa che non è legato alla libertà. Sì, l'ho detto, giustamente la precisazione era che non è legato alla fine della stagione, ma è una cosa che poi deve essere valutata durante... In corso d'opera. Grazie, Presidente. Va bene? Per questa ulteriore precisazione, allora spazio momentaneo.